Nazionale. Ospite internazionale, dottor Marcus Stanton. Il dottor Stanton è docente a livello locale e internazionale su molti aspetti della medicina funzionale e complementare. Il dottor Stanton è anche supervisore medico e istruttore di altri terapeuti e medici interdisciplinari. Gestisce uno studio privato a Lubecca, dove vede pazienti nazionali e internazionali con un'ampia varietà di problemi clinici. Ha una vasta conoscenza ed esperienza in medicina funzionale, immunologia, nutrizione, stress ossidativo, sistemi quantistici di risonanza e feedback. Quando non è docente con i suoi pazienti, è un autore e un editore di medicina. Presidente e preside di IFOS, International Academy for Oxidative Stress, presidente di ProPrevent, Associazione per la Medicina Funzionale, membro fondatore di NICO, Network Interdisciplinary Complementary Oncology, redattore e consulente medico di CHOMED, Magazine for Complementary Medicine, TV Anchorman su Quantensprung, Network TV e redattore capo per medicina e scienza. Il dottor Marcus Stanton ci parlerà sull'esperienza e l'utilizzo nella clinica del dispositivo S-Drive. Naturalmente sarà l'interprete Raffaella che ci darà una mano. Grazie. Ok, well, thank you very much for the invitation and thank you also for the interpretation. Allora, grazie a tutti per il cortese invito e ringrazio anche l'interprete che lo aiuterà. It is great to be back here and also great to hear many questions and the many works that you all are doing with the S-Drive. Allora, è un piacere essere di ritorno qui a Milano ed è un piacere soprattutto ascoltare le tante domande e ascoltare, sentirvi parlare del lavoro che già state facendo in così tanti con l'S-Drive. I would like to talk today about not only the clinical use, but also about the perspective on how the S-Drive can be viewed at. Quest'oggi vorrei parlarvi non soltanto dell'utilizzo clinico dell'S-Drive, ma anche di quella che può essere la prospettiva più ampia in cui inserire l'S-Drive. After being introduced so nicely, we can skip this part and get right back to the subject. Allora, dopo la cortese presentazione che è stata fatta, salterei questa parte e entrerei nel vivo della presentazione. Thank you for the introduction. Grazie anche per la sua presentazione. I'm a born US citizen and I grew up in the south of Germany and since my wife is from the north of Germany, that's where I live today in the town of Lübeck near Hamburg. Allora, sono nato e sono un cittadino degli Stati Uniti, ma poi sono stato cresciuto nel sud della Germania. Mia moglie invece viene dalla parte nord della Germania ed è proprio lì che viviamo insieme a Lubecca, non molto distante da Amburgo. So just so you know where I'm from, it's a little bit colder there. Giusto per farvi capire un po' da dove vengo, è una città leggermente più fredda di Milano. The question is how to use and to look at the report and how to use and to look at the philosophy in working with the S-Drive. Allora, la domanda cruciale direi è questa: come utilizzare, ma soprattutto come interpretare il report che esce dal S-Drive, ma soprattutto come utilizzare e come interpretare la filosofia che sta dietro l'S-Drive. Of course, as a medical doctor, I use laboratory results and look at where the patient stands. Essendo un medico, utilizzo ovviamente gli esiti di laboratorio per cercare di capire in che stato si trovi il paziente che ho di fronte. But the question is, do these results actually show where the patient is at? Ma il punto è, i risultati degli esami di laboratorio veramente mi dicono come si trova, dove si trova il mio paziente?
And at the same time, we've heard quite a few things about the DNA and the genetical influences and the epigenetical influences and whatever that all means. Contemporaneamente abbiamo sentito già oggi parlare tanto del DNA, dell'influenza genetica, dell'influenza epigenetica. Bene, come prendere coscienza di tutto questo? And taking the genetical factors as one example, we've had a very long discussion yesterday evening of what actually the word epigenetic means at all. Se parliamo poi di fattori genetici, epigenetici, ieri sera abbiamo passato tutta la serata a così parlare in maniera molto interessante di, effettivamente, di quale sia l'origine e il significato vero di epigenetica. And the question is, what are the approaches? Which way can we actually approach these subjects so we can use them Monday morning in a sensible way? E ci siamo anche chiesti in che modo approcciarci a tutte queste cose per cominciare ad utilizzarle fin dal prossimo lunedì mattina con una certa efficacia. In September I've been asked to speak in London, and the focus of that conference was you solve medical issues by inducing the destruction of cell parts which then have to be replaced. A settembre sono stato invitato a parlare ad una conferenza a Londra. Il tema principale della conferenza era proprio questo: come riuscire a risolvere il problema, ovvero noi molto spesso cerchiamo di risolvere alcuni problemi medici inducendo alla distruzione di cellule o parte di cellule che poi dobbiamo andare a per le quali poi dobbiamo cercare di reintervenire e ricostruire. A year ago, or a year earlier, the same conference was focusing on the idea of DNA methylation as the main factor for changes in the body. L'anno precedente, la stessa identica conferenza aveva parlato invece del concetto della metilazione del DNA e di come appunto quale fosse il suo ruolo. And the same is true a few years ago, where the whole issues were all about the telomeres and the telomeres and the telomeres and the telomeres. Anni precedenti invece si era parlato dei telomeri e ancora dei telomeri e ancora dei telomeri. I don't think trying to find a single mechanism to be responsible for everything is going to lead us anywhere. Io non penso che l'idea di trovare un unico meccanismo che possa essere responsabile di tutto sia la strada giusta. And especially because we try to fix a static picture, we try to find a single responsibility, single mechanism that we think we're able to solve. E soprattutto non sembra essere questa la strada giusta, perché quello che stiamo cercando di fare è cercare di trovare e di sistemare quella che è un'immagine assolutamente statica, come se volessimo trovare un unico responsabile, un unico meccanismo di un'intera situazione. If we take, that's part of the discussion of yesterday evening, if we take the DNA as a blueprint for life, as a construction sketch, the question is, what is the single most influence that we have on the DNA? Ieri sera appunto discutevamo di questo. Se prendessimo il DNA come se fosse questa sorta di progetto di vita, bene, in che modo? Qual è l'unica cosa che ci permette di influenzare questo DNA? There are different possibilities. What could we call? Could we call it methylation? Could we say transcription factors? Telomeres, the poisons, which one is responsible, which is the main influence that we have on the DNA? Le possibilità sono tante. Possiamo pensare alla metilazione, ai fattori di trascrizione, i telomeri, i veleni. Possono essere tanti. Qual è l'unico fattore, la cosa che più va a influenzare il progetto del DNA? And before we start a long and heated discussion on that issue, I would like to give you my personal view of what I think
has the strongest influence. Beh, prima di avventurarci in una discussione accalorata su quale possa essere appunto il principale fattore, vorrei condividere con voi quella che è la mia opinione personale, forse è la cosa più importante che può influenzare il DNA. I think it is the immune system and its mechanisms. Sorry, I didn't hear. What did you say? The immune system and its mechanisms. Ok, penso che sia il sistema immunitario. If you look at the factors that have a direct access to the DNA, like NF-kappa-B or TGF-beta, which have a direct effect on the DNA and the alteration of these mechanisms, those same mechanisms apply for other factors like inflammation and leaky gut syndrome. Ok, se andiamo a guardare i fattori che influenzano il DNA, l'NF-kB, il TGF-beta, beh, in realtà, che vanno ad alterare i meccanismi del DNA, possiamo citarne però anche degli altri, ad esempio l'infiammazione. I've drawn a little picture before, and I would like to draw it again. Allora, prima avevo fatto un disegno, adesso lo vorrei rifare insieme a voi. If we take the smallest thing there is, a singularity, the smallest size we can think of. Allora, se prendiamo la cosa più piccola e nella sua dimensione più piccola che possiamo immaginare. And the biggest thing we can think of. E anche la cosa più grande che possiamo immaginare. This would be zero in size. Allora, diciamo, questa ha come dimensione zero. And if we can think about the biggest thing that we know, which would be the size of the universe. E poi dicevo la cosa più grande a cui possiamo pensare, ad esempio grande quanto l'universo. Which is everything. Cioè l'universo che è tutto. What is interesting, if we look at the different sizes and the different proportions of objects, the size, the weight. La cosa interessante è che se appunto proviamo a pensare alle diverse dimensioni, ma anche alle diverse proporzioni degli oggetti, quindi ripeto, la dimensione, ma anche ad esempio il loro peso. Then we find, for example, the size of an atom here, the size of a molecule here. E quindi pensiamo, che so io, alla dimensione di un atomo o di una molecola. The size of a solar system, o la dimensione di un pianeta, del sistema solare, the size of a super constellation, di una super costellazione. If we take one wave length of this entire system, e se prendiamo una lunghezza d'onda di questo intero sistema. A single sine wave. Per esempio, un'unica onda. This is our horizon. E questo è il nostro orizzonte. What is so fascinating is to see what is the importance of this point. Allora, la cosa affascinante è vedere qual è l'importanza di quel punto centrale. This is exactly the size and weight of the DNA. Questa è esattamente la dimensione e il peso del DNA. So the DNA is not determining our life. The DNA is nothing else than an information platform, an antenna to the underlying frequencies of creation. Il DNA non è che determina la nostra vita. Il DNA lo potremmo definire semplicemente come una piattaforma di informazioni, come se fosse un po' un'antenna di tutte le frequenze sottostanti che determinano la nostra vita. It is a story that we listen to, but we don't need to obey that story. We can listen to it and we can either embrace it and use it for ourselves, or we can change it and do something else out of it.
Diciamo che il DNA è una storia che noi ascoltiamo, però non dobbiamo obbedire a questa storia, dobbiamo semplicemente ascoltare questa storia, magari abbracciarla, utilizzarla, oppure possiamo decidere di cambiarla. And the same is true, how can we look at things, which, according to which theory, there's many ways to look at things and to answer questions. La stessa cosa vale per come guardiamo le cose, cioè ci sono molte teorie che descrivono il nostro modo di guardare le cose. We had a very lively discussion yesterday. How can we look at things? Can we look at them from the genetical point of view? Ieri sera parlavamo anche di questo, cioè come dobbiamo guardare le cose. Ad esempio, possiamo osservarle da un punto di vista genetico. Can we look at them in the biochemical way? Oppure dal loro punto di vista biochimico. Can we look at them at the point of biophysical interactions? Possiamo guardarle da un punto di vista delle interazioni biofisiche. Could we look at them on the point of electromagnetic phenomena? Possiamo guardarle dal punto di vista dei fenomeni elettromagnetici. Or should we go even lower and say, how about the quantum mechanical implications? Oppure possiamo guardarle dal punto di vista delle implicazioni quantomeccaniche. Or to use the agnostic view, how about the idea of pure coincidence? Oppure utilizzando un approccio più agnostico, potremmo ad esempio parlare di pura coincidenza. So we're like apes scratching our head and asking, where's the truth? Quindi siamo un po' come dei grossi scimmioni che si grattano la testa e dicono, bene, dove possiamo andare a trovare la verità? I think the problem we're facing is not trying to understand. I think the problem that we're facing is, what are we looking through? Il problema vero non è che cosa stiamo cercando di capire, ma attraverso cosa stiamo cercando di capirlo. Attraverso cosa, quali lenti stiamo guardando. So when we decide to look at it biochemical, we'll find it biochemical. If we look at it quantum mechanical, we'll find it quantum mechanical. The point to understand and to give up our own arrogance is to understand that everything is there at all times and all these perspectives apply at the same time. Semplicemente, quando andiamo a cercare dei rapporti biomeccanici, troviamo i rapporti biomeccanici. Quando andiamo a trovare dei rapporti biochimici, scusate, quando andiamo a cercare dei rapporti quantomeccanici, troviamo quei rapporti quantomeccanici. Quindi forse la soluzione è un po' rinunciare alla nostra arroganza e renderci conto che in realtà tutti questi rapporti esistono sempre, in qualsiasi istante, contemporaneamente e vanno tutti presi in considerazione. By trying to describe you as a woman who likes to wear a light blouse maybe and wears glasses and likes to attend lectures and talks with others, I don't know whether that's a just picture of you. By just reducing you down to a few points that I might see, but they're not yourself. Come ad esempio, se io cercassi di descrivere la signora seduta qui in prima fila come una signora che ama indossare un maglione di color chiaro, indossa gli occhiali, le piace frequentare e andare ad ascoltare delle presentazioni, sto veramente dando una visione giusta e corretta della signora, limitandomi semplicemente a queste caratteristiche, a quelle che sono le uniche che io sto vedendo? So I think our challenge is to stop drawing static images, but to look at the dynamics, how things interact with each other. Quindi la sfida è quella di smettere di guardare semplicemente ad immagini statiche e invece aprire gli occhi a quelle che sono le caratteristiche dinamiche di come tutto influenza il resto. And now you can build the bridge in understanding why the S drive helps to understand the dynamics in the situation. E questo, adesso possiamo iniziare a costruire un ponte e provare a capire in che modo l'S drive può aiutarci a guardare a questa immagine dinamica di fronte a noi. The S drive
does not have the function to tell, oh, this person has this certain form of autoimmune disease. That's not its role. Okay. Less drive non ci dirà, va bene, questa persona che abbiamo di fronte a noi ha questa forma di disturbo autoimmune, non è il suo scopo, non è questo per cui è stato costruito. Because even the word autoimmune disease is only a description of many years of immune disbalance which now has flipped into a different state. Perché anche il termine malattia autoimmune in realtà non è altro che una descrizione di un disequilibrio immunitario che si è andato a creare negli anni e che oggi mi porta a quell'immagine statica. And what are the causes for this immune disbalance over so many years? E quali sono le cause di questo squilibrio immunitario che si è creato nel corso degli anni? So the question is not to satisfy our intellectual thoughts, but the question is, what can we do for this person? Il punto è non è tanto andare a soddisfare la nostra sete intellettuale, quanto domandarsi, bene, e adesso cosa posso fare per questa persona che ho di fronte? That is what the S-Drive is about. E questo è quello che S-Drive ci aiuta a fare. Giving an idea, an indicator. Ci dà un'idea, un indicatore. Using these impulses, you find a different access to the situation. Utilizzando questi impulsi, noi troviamo una diversa strada per affrontare la situazione. The point is, if you are facing a patient, it's not necessarily sensible to just use a certain scheme of therapy, saying, oh, this is patient that fits into schematic number 33 or number 55 or number 17. That doesn't work that way. You have to look at the individual constellation of the patient. Se ci troviamo di fronte a un paziente, non è molto utile dire ok, questo paziente che ho di fronte risponde o si inserisce bene in un determinato schema terapeutico. Non posso dire ok, questo è lo schema terapeutico 33, 57, 17 che ho in mente. Non funziona così. Devo capire qual è la costellazione individuale del paziente che ho di fronte. So the idea is that you as a therapist, a doctor, a practitioner, have the modest privilege to work with this single person in its singular situation. There is no second patient in the world that has that same constellation. Voi come terapeuti, medici, dottori, avete il privilegio, per quanto modesto, ma avete il privilegio di avere a che fare con un singolo, unico individuo. Non esiste un secondo individuo che appartenga alla stessa costellazione del vostro paziente. Which takes humbleness. E tutto questo richiede una grande umiltà. The patients often fall in between the intellectual categories because these dynamics are not being viewed at. Molto spesso i nostri pazienti ricadono, sono a metà fra le diverse categorie intellettuali che conosciamo. So no matter which raster is being used, it does not apply to the dynamics in the situation. Perché gli strumenti che sono stati utilizzati per guardare questi pazienti non cadono perfettamente, coincidono perfettamente all'interno di queste categorie intellettuali. I will give you an example that I've used last year in the lecture. If you look at an individual situation, you might have a look at two different boys living or being brought up in a deprived social situation. Adesso vi faccio un esempio a cui ricorro spesso. Prendiamo l'esempio di due ragazzini che sono stati cresciuti in una situazione di grande privazione. So, both live in an underdeveloped region of the world in poverty and hunger, and although they're being confronted with the same environment. Allora, entrambi i bambini sono nati e cresciuti in regioni di estrema povertà, in situazione di fame, quindi entrambi sono stati esposti esattamente allo stesso contesto ambientale. The suffering of the one boy
is from being pauper and undernourished. Quindi la sofferenza di uno dei due ragazzini dimostra dei segni di malnutrizione. Whereas the second boy suffers, he's arranged himself with the situation he's been brought up. He suffers from not being able to attend higher education. This is individuality. Mentre il secondo ragazzo si è così un po' abituato alla situazione nella quale è cresciuto, la sua più grande sofferenza è quella di non poter andare frequentare la scuola superiore. Ecco, queste sono caratteristiche individuali. So I love to do laboratory, but laboratory only brings us to a certain point. Io amo affidarmi ai test di laboratorio, ma i test di laboratorio ci portano fino ad un certo punto. In fact, if we look at laboratory, it compares values with standardized deviations from the median. E quello che fanno i test di laboratorio è confrontare i valori che ottengono alle deviazioni standard di una media. And if we take one example, for example, the demand for vitamin C, then that's being compared with so-called healthy people. Per esempio, la quantità o la richiesta di vitamina C che viene confrontata alla situazione di pazienti sani. One that works for most people might not work for another person, because even though they have the proper value in the blood, if they've just had an operation, they need so much more to reestablish the collagen fibers. And so the demand is much higher, although the blood value says you have enough, there's no demand. Ad esempio, faccio un esempio semplicissimo, il valore della vitamina C. Magari il test ci dice che la quantità di vitamina C presente nel sangue di un paziente è sufficiente perché è uguale a quella della media. In realtà questo paziente magari ha appena subito un intervento chirurgico e quindi la quantità di vitamina C necessaria ad esempio alla ricostruzione delle fibre muscolari dovrebbe essere di gran lunga superiore. Quindi il valore si compara bene con quella che è la media, ma per quel specifico paziente in quella situazione può essere insufficiente. So this represents the idea of demand. Questo è quello che ci spiega bene il concetto di domanda, bisogni. But the question is actually to look behind the scenes and to look at the dynamics, the mechanisms. Quindi il punto è guardare dietro le quinte, andare a vedere veramente quali sono le dinamiche, i meccanismi. At the cause behind things. O meglio, possiamo dire, guardare le cause dietro l'immagine. So the question is, can we describe this whole picture with the word epigenetics? Il punto è, possiamo descrivere questa immagine a 360 gradi con il termine epigenetica? Yes, we can, because the word epigenetics, you can bend and form and mold and whatever so far that you can fit anything under that roof. But the idea is we're trying to find a terminology, a way of addressing others to understand this frame of mind. La risposta è sì, proprio perché il termine epigenetico può essere un po' piegato, assecondato, trasformato, proprio per riuscire in modo che riesca ad abbracciare tutte le cose di cui abbiamo parlato. Quindi il punto è questo, trovare una terminologia che ci consenta di capire tutte le cose che abbiamo detto fino adesso. Last year, just to recapitulate that shortly, we had a strong issue and a strong talk about the coexistence of loads of chemicals and electromagnetic fields and infertility at the same time, which is an interesting correspondence with many patients. L'anno scorso, giusto un po' per ricapitolare, avevamo parlato della coesistenza di questi carichi chimici, dei campi elettromagnetici, avevamo associato tutto questo all'infertilità. And again, before we start the witch hunt and look out there for the responsibility of some things, for example, there's a correlation in between genetically modified organisms and the use of certain fertilizers with the prevalence of autism, for example. Mm-hmm. E prima di cominciare la nostra caccia alle streghe e andare a cercare il responsabile, effettivamente però avevamo visto questa correlazione che esisteva fra l'utilizzo degli OGM, l'utilizzo dei fertilizzanti e la prevalenza dell'autismo.
This all plays a role. This all has an influence and factor, maybe. But the question is it actually the problem of this person or not? Quindi magari tutto questo ha un ruolo, magari ha una certa influenza, ma la domanda è, veramente questo è il problema della persona che ho di fronte? Two persons sleeping in the same bed, the one is being sick from electromagnetic fields, the other one isn't. Due persone che dormono nello stesso letto, una persona sta male a causa dell'influenza dei campi magnetici, l'altra no. Two people eating fast food galore all the time, unhealthy food, yeah, at all times, one gets sick and the other one doesn't. Due persone, entrambe mangiano quello che chiamiamo junk food, il cibo spazzatura, uno sta male, l'altro sta bene. So the question is, who is sitting in front of me and where is the actual dynamics at? E quindi la domanda è, chi è questo paziente che ho di fronte a me e veramente quali sono le dinamiche sottostanti? And we've had a super example in the discussion yesterday evening about the dynamics between hormones and nerves and the gut situation and the immune system and the metabolism and much more. Ieri sera abbiamo parlato tanto, abbiamo fatto l'esempio di quelle che sono le dinamiche che si vengono a creare fra gli ormoni, i nervi, l'intestino, il sistema immunitario. Because often there's a discussion, oh, this person has stress. I mean, you can say that about anyone, yeah? But this person has stress, oh, he's sick because of stress. But the question is, what does that mean? What does that actually apply for that person? Spesso si usa il termine generico, si dice, oh, è stress. Quante volte lo sentiamo dire? Questa persona sta male a causa dello stress. Ma che cosa significa veramente? Quali sono i fattori in gioco? We had a loud and lively discussion about the idea of serotonin, for example, yesterday, yeah, as one factor. But if we look at how the body works, we have so many systems that are attached to each other in their regulation. For example, like this one here, where the regulators for cortisol and for melatonin and for different peptides in the regulation and the immune system, and even endorphins, how we feel like, and there's other factors that follow that, and the production of serotonin, and the uptake, and the personal feeling about it. There are so many systems and regulative elements intertwined, we have to look at how they influence each other instead of just saying it's the one factor, that's why you don't feel well. Okay. Ieri sera abbiamo parlato tantissimo, ad esempio, della serotonina, lo vedevamo come il fattore importante. Ma il punto è, se guardiamo un po' come funziona il nostro corpo, sono tanti i sistemi coinvolti nel sistema di regolazione, cioè i regolatori, quelli che possiamo definire gli elementi regolatori, il cortisolo, la melatonina, i peptidi, l'endorfina, eccetera, eccetera, sono così tanti e interagiscono così tanto gli uni con gli altri, che proprio questa è la domanda che dobbiamo porci, cioè come si stanno influenzando l'uno con l'altro e non andare a cercare l'unico colpevole, l'unico responsabile. So the challenge is not to give the thing a name, not to find the proper diagnosis. The question and the important factor is what to do to change it as fast as possible and in which order. Quindi la sfida non è tanto quella di assegnare un nome, trovare il nome, porre la diagnosi. Il punto è che cosa possiamo fare adesso per cambiare tutto il più velocemente possibile. The idea is to get back to life quality instead of saying, well, you live wrong and you think wrong and you are wrong and your parents had shitty genes and whatever. Not genes as pants, but genes as in DNA. That doesn't solve the issue. The question is, what can I do to improve a person's life?
La domanda che ci dobbiamo porre è: come posso intervenire per migliorare la qualità di vita di questo paziente? Non ha senso dire a un paziente: guarda che stai pensando male, stai agendo male, ti comporti male, i tuoi genitori ti hanno già dato dei geni completamente sbagliati. Non è questo che aiuta. Quello che aiuta è come, cosa posso fare per migliorare la sua qualità di vita. So if I stand in front of you and tell you you need a detoxification. Allora, se io mi guardassi in faccia e gli dicessi: hai bisogno di disintossicarti. Then maybe that's true, or maybe you say no, I've done one, right? You've done one. Magari è la verità, è giusto, ma magari la vostra risposta potrebbe essere: no, l'ho già fatto, mi sono già disintossicato. Now if there's no toxins in your analysis and that's all super good. Allora, diciamo che le analisi non mostrano tossine, vanno benissimo. Who tells you that inside the cells that's the same issue? Chi è che può dirvi che in realtà all'interno delle vostre cellule si stia ripetendo esattamente lo stesso problema? Does the phase 1 glutathione system work properly in your cell? Che il sistema del glutadone fase 1 sta funzionando bene nelle vostre cellule? Yes or no? Chi ve lo dice? È vero o no? So the idea is to build a bridge and say, I'm not trying to tell you something. I want to build a bridge for you and show you something. L'idea è quello di costruire un ponte, cioè non dobbiamo dire a un paziente: ecco, è quello che ti sto dicendo. No, quello che dobbiamo dire è: guarda, questo è il ponte che ti farà vedere qualcos'altro. So this is the idea of detecting something to tell the story behind it. Questo, quello che vogliamo fare è trovare un qualcosa che ci consenta di raccontare la storia che sta dietro. This is why using the S-Drive and its report expands your horizon of what could possibly happen to that person, what you can do, and at the same time where the person came from. Ecco dunque che l'S-Drive e il report dell'S-Drive ci permette di espandere il nostro orizzonte, ci permette di guardare quello che è successo prima nella persona che abbiamo di fronte, ci permette di decidere che cosa fare adesso, ci permette appunto di avere un'immagine che include anche il passato di quella persona. So if there's a detection of a lack of essential fatty acids, for example, that would be a candidate for problems in the joints of the movement in the body, for example. Per esempio, se noi vediamo una carenza negli acidi grassi, in alcuni acidi grassi essenziali, beh, magari quello ci può essere come un campanello d'allarme per possibili problemi alle articolazioni, quindi al movimento dei miei pazienti. But even stronger actually is the influence on the nerve cells and the brain and the emotions. Però un'influenza ancora più importante la si può avere a livello di cellule nervose, di cervello e anche di emozioni. Always, if you have a person that's depressed, always treat or look whether there's a deficiency in the omega fatty acids, because depression is a neuroinflammatory disease. Se ci troviamo di fronte a una persona depressa, andiamo a guardare sempre cosa succede, qual è la situazione a livello di acidi grassi essenziali, perché appunto la depressione in realtà è una manifestazione di una malattia neuroinfiammatoria. If there's a lack of antioxidants, obviously we have a slanted metabolism. In caso di una carenza degli antiossidanti, abbiamo what did you say? You have a slanted metabolism, a metabolism which isn't working properly. Quindi, in caso di antiossidanti, abbiamo un metabolismo che non sta funzionando bene. If this person has a strong influence under electromagnetic fields, we can be very sure that the mitochondria are not working properly, so there's not enough ATP. Okay. Se questa persona è soggetta a forti influenze dei campi magnetici, beh, possiamo dedurre che i mitocondri non stanno funzionando bene e che quindi ci sia un problema a livello di ATP. If there is a lack of minerals, the same issue is a problem because we can't rebuild enzymes for our functions.
e in mancanza di minerali il paziente non sarà in grado di ricostruire gli enzimi. And if we talked about manganese as one element, if there's not enough manganese, we can't build enough ATP in our mitochondria again. Se manca il manganese, non saremo in grado di avere abbastanza ATP per ricostruire i mitocondri. If there's lithium missing, then we likely are depressed. In mancanza di litio, c'è alta possibilità di depressione. So we can draw a picture of a person that might have problems in the joints and might have a depression or an altered emotional state. Quindi stiamo disegnando il quadro di una persona che sì, ha dei problemi articolari, ma allo stesso tempo ha una situazione di depressione o di stato umorale alterato. Stress in the metabolism and therefore a lack of energy and tiredness. Quindi stress a livello di metabolismo, quindi senso di mancanza di energie e di affaticamento. A lack of motivation, no forza, yeah? Mancanza di motivazione. Mancano le forze. And if there's a lack of ATP, that person will very likely also have a more muscular tension. Con carenza di ATP, quella persona avrà anche tensione muscolare. All of this just from simple values. E tutto questo lo vedo semplicemente da dei semplici valori. So we can look into different categories and oh. Interesting enough, there's a lack of boron, there's a lack of lithium, like we said, for depression, lack of magnesium. What is the main role of magnesium in the body? It's not to loosen the muscles, that's a myth. Magnesium does not loosen muscles. Allora, altra categoria, qua vediamo carenza a livello di borio, litio, magnesio. Qual è il ruolo, a cosa serve il magnesio nel nostro corpo? Si dice per alleviare il dolore, la tensione muscolare. Non è vero, questo è un falso mito. What's the main function of magnesium? Qual è la funzione principale del magnesio? ATP, the triphosphate here. The point is, the ATP is much more functional if it actually has a different form. That is, a single ion of magnesium is being used, and the triphosphate is being wrapped around it like a bow. An archer's bow. Okay. Allora, qua avete l'ATP, trifosfato, che però è più funzionale se ha una forma diversa, ovvero l'unico ionio viene avvolto intorno e quindi si viene a creare questa strana forma, come se fosse un po' un arco delle frecce. So that way it can shoot the phosphate, it can shoot its energy. And that's why the muscles are softer, because more ATP, the muscles soften up. In questo modo l'ATP riesce proprio a scagliare come una freccia i fosfati e quindi a esprimere energia, e questo è il motivo per cui i muscoli sono più morbidi. So depression, muscular tension, lack of energy and tiredness. Quindi depressione, tensione muscolare, mancanza di energia, senso di stanchezza. And a lack of selenium means that our regenerative enzyme, the glutathione peroxidase, is not working properly, so we have a problem in the intracellular. Poi, mancanza di selenio. In questo caso i nostri enzimi rigenerativi non stanno funzionando bene e quindi abbiamo un problema intracellulare. Boron is another story, that's another hour. I don't have time for that. But the point is to connect that as a dynamic picture. Ok, adesso non ho il tempo di andare a parlare del borio. Comunque, l'idea di base qual è? È quello che tutto deve essere collegato, tutti gli elementi vanno collegati gli uni agli altri per riuscire ad avere un'immagine dinamica. But the main thing for today's speech is actually to always refocus on the main aspect of the gut and its central role in our existence. Però diciamo la parte più importante forse del nostro incontro di oggi è quello di
ripensare e riconsiderare quelli che sono gli aspetti principali del nostro intestino e del suo ruolo centrale nel nostro benessere. It is one of the most important factors in my everyday work in office. Diciamo che questo è il fattore più importante di tutta la mia pratica quotidiana nel mio studio. If we talk about serotonin yesterday, serotonin is mainly being produced in the gut wall. Ieri sera si parlava della serotonina. Beh, la serotonina è prodotta proprio dalla parete, dalle pareti intestinali. The immune response is mainly determined by how the intestinal wall looks like. La nostra risposta immunitaria viene determinata proprio dallo stato di salute delle, delle nostre pareti intestinali. To uptake substances we need to do that through the wall. 95% of everything that we take up in the body goes through the wall of the small intestine. Anche l'assunzione delle, l'assorbimento delle sostanze, bene, il 95% dell'assorbimento delle sostanze avviene attraverso le pareti dell'intestino tenue. So, all these different interconnections are fine. Quindi, and we love to treat that by saying, oh, the gut has to be good, let's throw in bacteria and things are okay again, right? Quindi queste cose le sappiamo e quello che ci viene solitamente in mente di fare è fare in modo che l'intestino funzioni bene. E come lo facciamo? Semplicemente introducendo tutta una serie di batteri che pensiamo, a nostro, che pensiamo riteniamo possano sistemare le cose. But the question is why has the bacteria changed? Because if someone didn't necessarily need to take an antibiotic, but still the gut flora, the enterobioma, has changed. Why? Il punto, la cosa che dobbiamo domandarci è: ma perché il bioma intestinale era cambiato? Cioè, se quella persona non ha assunto antibiotici, perché mai il suo bioma intestinale era cambiato? Only because of toxins or preservatives in the food, maybe? Semplicemente a causa delle tossine, dei conservanti presenti negli alimenti? Maybe. Forse sì. But at the same time we forget that a system is a system is a system. Ma spesso ci dimentichiamo la cosa semplice, cioè un sistema altro che non è che un sistema. And the gut and the flora doesn't only influence us immunologically, we and our immune system also influences the gut and the flora. Cioè il nostro intestino, la nostra flora intestinale, cioè non solo è il nostro intestino, la nostra flora intestinale a influenzare noi dal punto di vista immunologico, è vero anche il contrario, ovvero siamo noi che influenziamo in maniera immunologica il nostro intestino e la nostra flora intestinale. If you're a pacifist but live in the middle of a war, you have a problem. Cioè, se voi siete un pacifista e però vivete in un nel bel mezzo di una guerra, beh, siete non state proprio benissimo. So this is probably the biggest influence on why the microbiome changes. Quindi questa forse è la più grande, il grande più fattore di influenza che determina il cambiamento a livello della flora intestinale. So speaking about this, this is all fine and all interesting, whatever, yeah? But the question is, where do we start with? Do we say it's the bacteria? No, it's a system. Quindi va bene, tutto bello, tutto giusto quello che ho detto, ma il punto è, va bene, da dove cominciamo? È tutta colpa dei batteri? No, il punto centrale è che siamo un sistema. So we should look at the wall to look at the immune system. Quindi, do you mean the gut wall? The gut wall, okay. Intestinal wall. Okay. Quindi dobbiamo iniziare a guardare le pareti intestinali per cercare di capire e interpretare il sistema immunitario. There are so many interconnections in between our different functions, our different systems, and our regulation, and our conscience, and our emotions. Sono tantissime, quindi le interconnessioni che esistono fra le varie funzioni, i diversi sistemi, gli elementi di regolazione, la nostra coscienza, perfino le nostre emozioni.
So, looking at this so-called leaky gut syndrome is one of the main challenges that we have in nowadays medicine. La leaky gut syndrome sicuramente è una delle sfide più importanti che abbiamo in questo momento. The question is not whether a person has that, the question is to which degree. Il punto non è tanto se il paziente che abbiamo di fronte ce l'abbia o no, la questione vera è quanto è grande, quanto è importante questa sindrome. And if this is such a strong influence on our immune system, then we have very, very many secondary, tertiary effects that follow that situation. E se è vero che questa sindrome ha una così forte influenza sul nostro sistema immunitario, allora quali sono gli effetti secondari, terziari? If you suffer from an inflammation in the gut for many years or decades, then that gut system changes and your surface starts to diminish. Se abbiamo sofferto di infiammazione intestinale per anni, magari per decenni, il nostro sistema intestinale è cambiato, la superficie della parete intestinale si è ridotta. You have a functional barrier which prevents an uptake. Abbiamo una barriera funzionale che impedisce l'assorbimento. So it's important to take care of these situations. Una situazione dunque alla quale bisogna prestare attenzione. Because only part of what you actually intake really reaches the body, most of it actually is never being properly uptaken as long as that war is going on here. Perché soltanto una piccola porzione di quello che assumiamo riesce a raggiungere veramente il nostro corpo. Gran parte di quello che introduciamo va perso proprio a causa della alterata superficie intestinale. So you try to omit that by using certain formulas. Quindi cerchiamo magari di rimediare a questo problema utilizzando preparati. More than 95% of the vitamin C that's being offered is artificial, and actually its isomer, its steric configuration of the molecule is different to natural vitamin C. Il 95% della vitamina C che viene proposta spesso è artificiale, il suo isomero, la sua configurazione è molto diversa dalla vitamina C naturale. Actually being produced by genetically modified mold to produce vitamin C out of cornstarch. E molto spesso viene utilizzato l'amido di mais geneticamente modificato per produrre la vitamina C che spesso ci viene proposta. If we use certain formulas, which is excellent by the way, to surpass these mechanisms and offer them in a different way, like the cell food, we obviously have much more effectivity. Se utilizziamo altri preparati, sicuramente molto efficaci, come ad esempio il cell food, riusciamo ad ottenere un assorbimento molto più forte, molto più deciso. Or if you use like this is a product that the distributor for the S-Drive in the Czech Republic use, because they use a liposomal formula to increase the uptake and to make it its availability better. Quest'altro prodotto è che è proposto dalla stessa società che si occupa dell'S-Drive, che nella Repubblica Ceca, ha come obiettivo quello di aumentare l'assorbimento, potenziare l'assorbimento. But the big question is, does it ever reach its destination? Il punto è, effettivamente poi si riesce a raggiungere la destinazione finale? So that's the point in measuring with the S-Drive after 3 months, after 6 months, after 9 months to control and to check the results of that treatment. Questo è per questo motivo che poi diventa importante andare a controllare ogni 3, 6, 9 mesi attraverso l'S-Drive per cercare effettivamente di vedere se ha avuto efficacia il nostro trattamento. And to also realize the importance of not only the gut, but also of the food that influences the situation. Oltre all'influenza della situazione intestinale, altra influenza importantissima è quella degli alimenti. As long as the ground looks a little bit like the Etna every once in a while, we have a true problem.
Se il terreno ha l'aspetto un po' come del vulcano Etna, siamo di fronte a un problema. And as long as our electromagnetic and electrochemical properties are changed, we have the same problem at the cell membrane. Se le nostre proprietà elettromagnetiche cambiano, lo stesso problema lo ritroveremo anche a livello cellulare. One of the main factors why electromagnetic fields have an influence on ourselves. Questo è anche uno dei fattori per cui i campi elettromagnetici hanno una tale influenza sulle nostre cellule. If you have an organism, if you have an organism and it has its membrane potential, obviously on the outside there's sodium and on the inside there's potassium. And the delta, the difference in between, is somewhere between 70 and 120 millivolts as a cell membrane potential. Ok, allora prendiamo appunto il potenziale cellulare della membrana. La membrana, da una parte al suo esterno abbiamo il sodio, al suo interno abbiamo il potassio, ed è proprio il delta fra i due valori, cioè 70 e 120 millimole, che mi dà il potenziale della membrana cellulare. And this cell potential is the driving force for exchange through the membrane. Ed è proprio questo potenziale della membrana cellulare che è quello che gestisce e controlla i cambiamenti da e dentro la membrana. If you eat a lot of sugar, you don't only change your weight, but also a lot of glucose is being imported into the cell. Se mangiamo tanto zucchero, non solo ingrassiamo, ma tanto glucosio viene portato all'interno della cellula. If that's the case, for every molecule of glucose, one ion of potassium is being exported. Ok, quindi così per ogni molecola di glucosio, uno ione di potassio viene esportato fuori dalla cellula. So the supply of potassium changes when you eat a lot of sugar and drops, and therefore the cell membrane potential, the delta, gets smaller and smaller and falls down to whatever, maybe. Quindi cosa succede? Se mangiamo tanto glucosio, la quantità di potassio si riduce, e in questo caso il delta, quello che abbiamo chiamato il potenziale della membrana cellulare, diventa sempre più piccolo, and those mechanisms, fino ad arrivare a sotto 70. And those mechanisms don't work anymore, and you lack energy. Alla fine cosa succede? I meccanismi non funzionano più e l'esito che si ha è la mancanza di energia. There are many consequences for the immune system, and I'm not going to get into this now because this is a little bit more complicated, but actually we have a direct effect in between the leaky gut syndrome, the immune system, and the metabolism. Non mi addentro troppo perché ci vorrebbe troppo tempo e diventa troppo tecnico, però quello che posso dirvi è che c'è sicuramente un effetto diretto fra la leaky gut syndrome, il sistema immunitario e il metabolismo. Which are both used through cytokines like interleukin 1, 6, 12 and many other factors, tumor necrosis factor, etc. All these factors, you don't have to repeat that. All these factors have a change in the immune response. Tutti questi fattori che vedete qui, l'interleuchina 1, 6, 12, eccetera, ecco, hanno tutti, determinano, influenzano i cambiamenti a livello del sistema complessivo. So the question is how to measure the amount of this leaky gut syndrome. Allora, come possiamo misurare quanto è estesa questa sindrome della leaky gut?
Nowadays there are factors like the so-called zonulin. Zonulin, that's what it's called. Okay, la zonulina. Which is part of the apical zonulae occludentes, the tight junctions here. And zonulin derives from that, and you can measure that in the blood. The more it's present, the more damage is here. Oliver, at joint level. Quindi, per esempio, possiamo andare a misurare la zonulina. Quanto più è presente, quanto maggiore sarà, ad esempio, il danno a livello di articolazioni. But that's not very reliable. There are other factors which are more representative how much leaky gut syndrome is there. This is not so reliable. Anche se direi che questo sistema non è assolutamente affidabile, ci sono altre misurazioni che possiamo fare che sono un po' più affidabili nel riuscire a quantificare l'estensione della sindrome della leaky gut. But the point is, what we should look at are the results at that point. Il punto è che tutto questo ci permette di vedere i risultati che si sono venuti a creare in quel momento. And if you look at factors like the tumor growth factor beta here, or transfer growth factor beta here, and other factors, those are the results out of those immune processes. Questi fattori che vedete, l'NF-KB, TGF beta, questi sono i risultati. And those are the changes that are being applied onto the DNA then. E questi sono i cambiamenti che si stanno verificando a livello di DNA. So we have other factors that we can measure which are much more reliable to actually see what happens to the cell. Allora, ci sono altri fattori che sono un po' più affidabili e che ci permettono di capire che cosa sia successo a livello cellulare. This is a really cool one, you should read into that. Very nice to use. Ecco, questo per esempio è una cosa molto interessante, vi consiglio di approfondire l'argomento perché è molto affidabile. So, that's why the gut is so important. Tutto questo per spiegarvi perché è così, perché il nostro intestino è così importante. That's why it is so important to look at the dynamics in the immune system, because they show what's actually happening. E questo è il motivo per cui è così importante andare a guardare alle dinamiche all'interno del nostro sistema immunitario. And the decisive factor for this situation is the gut situation. E, come dicevo, il fattore più importante di queste dinamiche è sicuramente la situazione del nostro intestino. To get all these factors into normality. Ed è importante per riuscire a riportare tutti i fattori ad uno stato di normalità. Amino acids and trace elements, all these factors have to be balanced. Gli aminoacidi, gli elementi traccia, devono essere tutti riportati in uno stato di equilibrio. At the point where all this is balanced, then the cytokines speak a different language again. That's the immune response. Quando finalmente le citochine saranno di nuovo in una fase di equilibrio, inizieranno a parlare una nuova lingua. That's when the immune reaction, that's when the immune balance is being recalibrated. In questo modo avremo ricalibrato la risposta immunitaria. That's where our stress actually can be measured on a cellular level by looking at oxygen radicals and nitrosative stress. Okay. Lo stress può essere misurato a livello cellulare andando a guardare, a misurare questi radicali. If you want a good marker for metabolic stress, it would be un buon marker dello stress metabolico potrebbe essere. It would be the combination of oxygen radical and nitrous stress, which combines together to peroxynitrate. This is an excellent marker for your actual stress in the metabolism.
Questo è un, direi che è il marker più importante dello stress metabolico, appunto questo mix dei radicali di ossigeno NO e insieme formano lo ONO. This is the substance that shuts down the proper blood vessel regulation and the blood pressure goes up. Questa è la sostanza che blocca la regolazione dei vasi e che porta ad un aumento immediato della pressione arteriosa. This is the substance that shuts down a lot of the mitochondria function. Ed è la stessa sostanza che blocca gran parte delle funzioni mitocondriali. And if you want to have a look at the effects onto the blood vessels in terms of atherosclerosis, that would be the next factor to look at. The malondialdehyde modified LDL to actually look whether a person has the risk of cardiovascular changes. Se vogliamo andare a vedere per esempio gli effetti sui vasi, come ad esempio il fenomeno dell'arteriosclerosi, dobbiamo andare a guardare questo MDA-LDL che ci permette di capire se quel paziente è a rischio per esempio di sviluppare malattie cardiovascolari. Understand, please, that all these changes, like atherosclerosis or depression, actually are forms of an inflammation. Cercate di ricordare, ve lo chiedo per cortesia, che l'arteriosclerosi, la depressione, non sono altro che forme di un'infiammazione. The blood fat level is a marker for how well the liver is, but it's not the cause for atherosclerosis. Il livello dei grassi nel sangue ci dice chiaramente come sta il nostro fegato, ma non è la causa sottostante. And the same is true for neurodegenerative processes and depression and a few others. Which are linked to immune functions, emotions, yes, as well, of course, but also to immune functions. E lo stesso vale per la depressione, le malattie neurodegenerative, che sono sicuramente legati alle funzionalità del nostro sistema immunitario. Even type 2 diabetes mainly is an inflammatory immune problem. Okay. Anche il diabete di tipo 2 è un problema immunitario infiammatorio. How can you change that immune reaction? E come possiamo cambiare questa reazione immunitaria? Getting the gut back in shape. Semplicemente riportando il nostro intestino a uno stato di equilibrio. Now you've understood why it is so important for us and thank you, Ian. You mainly propelled this movement to get these special gut pages into the report to just nail the people in saying, take care of it and look at it, please. E adesso avete capito perché. Voglio ringraziare il collega Ian per aver lavorato solo perché questo avvenisse. Capite perché il report sullo stato intestinale è una parte importante del report, proprio perché ci dà un po' la sveglia e ci dice, bene, occupati di questa cosa, prenditene cura. What are my factors of stress? What are my markers for nutrition? How about the energy? How about the energy in the system with food? Quindi ci permette di capire quali sono i fattori di stress, quali sono i marker importanti a livello di sistema immunitario, qual è l'energia negli alimenti che assumiamo. Please take this very serious because this is how you can really change the system. E vi invito a prendere. It's that urgent, you hear it right now. Yeah. Adesso sentite la sirena che ci fa capire quanto effettivamente questo sia urgente, cioè prendete con serietà questi dati perché sono quelli che effettivamente ci permettono di intervenire e cambiare tutto il sistema. So don't only check, but also re-check to see what's happening. Quindi non solo vi invito a controllare che cosa sta succedendo a livello di intestino, ma controllatelo di nuovo e di nuovo ancora. That's why it's an individual experience to not only check
and start, but to look, sorry, to look also under after 90 days and look after and later on. So that's start 3 months, 6 months, 9 months, depending on the necessities, to see what's happening and to see how the demand changes. Because if you address a story, you will later on address the story behind that story. Allora, e quindi non solo vi invito a controllarli una prima volta, ma a ritornare a ricontrollarli, diciamo ogni 3, 6, 9 mesi se fosse necessario, perché una volta appunto che si è affrontato il problema, bisogna tornare a ricontrollare, a riguardare cosa sta succedendo. In questo modo non soltanto andremo a guardare qual è la storia, ma vedremo anche qual è la storia dietro quella storia. I think you now understand the principle behind what I call resynchronization. Credo che adesso vi siano chiari i principi di quella che io amo definire la risincronizzazione. Resynchronizing the system back into its original vibration. Cioè risincronizzare il nostro sistema e farlo ritornare alla sua alle sue vibrazioni originarie. Therefore, changing it back from a state of alert into a state of compensation. Riportarli indietro da uno stato di allerta a uno stato di compensazione. This is the idea in treating mechanisms and not symptoms. E questo significa alla fine trattare i meccanismi e non trattare i sintomi. I hope I've been able to share a few thoughts about working with the S drive. Spero di essere riuscito a condividere con voi quelle che sono le mie riflessioni sull'utilizzo dell'S drive. And how I see the necessity to connect things. E spero di essere riuscito a trasmettervi quanto sia importante riuscire a collegare tutte le cose. Maybe provocative every once in a while. Magari il mio discorso è stato un po' provocatorio di tanto in tanto. But the idea is you can use the S drive to immediately expand your horizon. Ma l'idea di base è questa, cioè l'S drive può essere utilizzato fin dall'inizio proprio per espandere il nostro orizzonte. That's what it's built for. È stato costruito proprio con questa finalità. And in helping you decide which step to take next. E vi aiuterà a decidere da soli qual è il passo successivo che volete adottare. Not to be wiser, but to do something for the patient that changes their life. Quindi non soltanto a saperne un po' di più, ma soprattutto per sapere che cosa fare col vostro paziente affinché la sua vita migliori. So I call using it. Quindi vi invito ad usarlo. A no-brainer. È il cosiddetto no-brainer. You don't have to think about it. Cioè non ci si deve pensare troppo. It's important to use it, period. Bisogna usarlo, punto e basta. Non c'è da spaccarsi la testa, lo uso o no, bisogna usarlo e basta. Thank you so much for your attention. Grazie.